di San Giorgio di Brunico, come vedete, è un grande evento, la partita contro l'Unione Venezia, che si giocherà sotto un iniziale nevischio. Poi vedremo nel corso della partita come evolveranno le condizioni atmosferiche. Passando al dato invece più strettamente sportivo, per la squadra di mister Favarin c'è la necessità di una riscossa dopo le recenti brutte apparizioni. Ma vediamo com'è andata. Che aspetta il piazzamento dei compagni all'interno dell'area, parte il cross, salta pure Zubino, il gol, il gol! Unione Venezia, al calcio degli ospiti al quinto minuto e 20 secondi, fornita della difesa del San Giorgio sulla punizione di Scalmanburno, ed è stato proprio l'arbitro, parte Armin Mail, cross in pallone per all'interno piccola dove allora Peter Mayer per Backlenker, attenzione Backlenker, bravo! All'inizio della gara un'ora prima veniva copiosa avere a Brunico, mancano 16 minuti del tipo del cross di Scantamburro verso Marco Moro, ecco il cross adesso di Pitrada, può recuperare Marcolini dando alla via, riesca Moro, attenzione Moro, e mi dimentico che c'è un colpo da solo, muoviarsi verso la porta, Moro una finita, il pallone sul sinistro, il tiro, la parata con il piede, poi Lauria che non riesce a ripartire, poi Lauria è incestricato sul pallone, ecco il corner, attenzione al 36esimo, il corner battuto da Pitrada, la attenzione, c'è il centrofine di Lauria, con il centrofine che esce addirittura fuori, infatti si trova diventa porta a porta, il tiro dalla propria metà campo, con Paola che va, invece ha fatto buona guardia, l'ha parato, 48 minuti e mezzo, il rinvio di Amador, il pallone che arriva verso Lauria, il pallone di Lauria, ed è il pallone che arriva sulla porta, poi viene salvato in testa. Una vittoria importante che dà sicuramente felicità a tutto il gruppo. Beh, la vittoria che cercavamo da qualche domenica, perché insomma venivamo da due partite sia come prestazioni che come risultato un pochino negative, e oggi abbiamo dato dimostrazione di poter fare il nostro dovere fino in fondo. La partita è iniziata bene con il vantaggio subito. Sì, siamo partiti bene, cosa che ci capita già da un paio di domeniche, abbiamo sofferto un pochino, però insomma era normale che si soffrisse contro una squadra che calcia molto e ci ha messo un pochino così di apprensione, però non abbiamo corso pochi rischi, tranne un pochino nel secondo tempo, però la squadra ha mantenuto sempre un certo equilibrio. E 10 in bocca al lupo, ciao. Ha mantenuto l'equilibrio, ha sempre cercato di fare gol, il 2-0 è stata una dimostrazione che insomma fino all'ultimo ci abbiamo creduto anche nel primo tempo, e poi abbiamo mantenuto questo risultato insomma fino alla fine. Sì, è stato sicuramente un primo tempo in cui siete riusciti anche a controllare meglio la partita, dopo loro ovviamente hanno tentato il tutto per tutto. Beh, ce l'aspettavamo, perché insomma anche una squadra molto fisica, insomma che calciava molto, su queste seconde palle abbiamo avuto un pochino di problemi, però insomma direi che la prestazione soprattutto dal punto di vista caratteriale è stata poi importante. Ecco, un po' di apprensione nel finale, ha avuto paura un pochettino, perché abbiamo visto che appena l'arbitro ha fischiato la fine della partita siete saltati fuori tutta la panchina contenti, magari non soltanto per il risultato ma proprio perché era finita. Beh, è normale, insomma era una vittoria importante, ci tenevamo molto a farlo,
Vorrei, insomma, vorrei far capire un pochino il concetto qui, non è che tutto quanto sia dovuto, qui le partite sono difficili tutte le domeniche, non è semplice, anche le altre squadre avversarie cercano di fare lo sforzo maggiore per raggiungere gli obiettivi, è chiaro che da qui alla fine troveremo tante partite che ci sarà da soffrire fino alla fine, mi sembra giusto gioire quando portiamo in fondo il risultato. Ecco, questa vittoria vale doppio, nel senso che appunto come diceva lei all'inizio segue un periodo un po' calante della squadra e anche per, oltre al fatto di mantenere in distacco i punti in classifica, questo è sicuramente importante, e anche terzo e non ultimo il fatto che siete riusciti a battere una squadra che in casa aveva fatto il suo campionato. Sì, sì, ma noi ci siamo imposti di non guardare la classifica, che possano essere 11 punti o che siano 5, non lo so quanti saranno. Da qui alla fine sappiamo che dobbiamo soffrire come abbiamo fatto oggi e ogni domenica sera tireremo le somme. Noi cercheremo di fare più punti possibili da qua alla fine, perciò quello che conta è quello. Abbiamo visto prima della partita che qualche tifoso l'ha fermata, probabilmente per incitarvi ancora di più. Anche durante la partita abbiamo sentito dei cori che vi sollecitavano a onorare la maglia. Cosa si sente di dire dopo questa vittoria ai tifosi? Ma noi cercheremo fino alla fine di dare soddisfazione a questi tifosi che ci seguono anche fuori. Però anche loro devono sapere che non è semplice o che pensino che si possano vincere tutte le partite tutte le domeniche. Non è semplice, ci sarà da soffrire. Chiaramente con loro, se loro ci stanno vicini e ci incitano come hanno fatto oggi, penso che sarà anche più facile per noi.